argomento. Facciamo così, cerchiamo di mutuare questo ragionamento. Allora, io sono conegliano e sono un professionista. Pordenone è il mio cliente. Io ho bisogno del cliente perché devo lavorare. Quindi io conegliano vado dal cliente e gli dico: senti, mi fai lavorare? E lui dice: sì, vabbè, dai, ti do 2 o 3 carichi all'anno. Bene, grazie. Ti faccio un regalo, cioè ti faccio un omaggio perché tu cliente con me guadagni, senti, io ho bisogno di lavorare, quindi ti faccio un regalo. La realtà qual è? Che questo regalo è sparito sino a sino. Non ho capito, ma tutto bene, calmierare il periodo della convenzione da 15 a 5 anni, anche perché noi siamo intenzionati, come ho detto, politicamente, crediamo che prima o poi, appena il disegno di legge diventerà legge, eccetera, il comune di Pordenone, che ha gli onori, deve avere anche gli oneri, quindi prima o poi faremo questo. Ma non si capisce per quale motivo dobbiamo regalare questo impiantino che ci costava 130.000 euro e anzi dobbiamo avere dei costi di 20-25.000 euro per smantellarlo. E questo è un fatto che onestamente non l'ho proprio capito, perché va benissimo, noi facciamo lavorare il comune di Conegliano, tra l'altro io non ricordo bene, ma credo che il BEP, il Breaking Point, ho saputo che non si dice solo Breaking, si dice Breaking Point, comunque ci garantiva dopo 3 anni la non obbligatorietà a fornire un certo numero di cadaveri, cioè di eventi perché non va bene. Quindi comunque noi avevamo questo accordo, ma dopo 3 anni fatto il break even noi potevamo anche fare a meno. Allora signor Sindaco, mi chiede solo soltanto questo: per quale motivo abbiamo regalato 130.000 euro che in fondo sono loro che hanno bisogno di noi e non di noi? Fermo restando invece le altre cose benissimo, 5 anni e